Ciao, io sono Carla. Oggi prepariamo un dolcino facile facile, senza cotture, alla portata di tutti. Vieni con me in cucina e prepariamolo insieme. Per preparare la bagna, 200 g di acqua, 80 g di zucchero, limoncello a piacere, limoncello fatto in casa. Per la crema avrai bisogno di 250 g di mascarpone, 150 g di panna vegetale già zuccherata, 25 g di zucchero a velo, un cucchiaino di estratto di vaniglia. Mentre per decorare avrai bisogno di lamponi quanto basta e foglie di menta, eventualmente anche dello zucchero a velo per spolverizzare. Al posto dei lamponi puoi usare la frutta che preferisci. Per prima cosa preparo la bagna, metto l'acqua all'interno di un pentolino. Aggiungo lo zucchero, porto il tutto sulla fiamma e faccio sciogliere lo zucchero. Verso lo sciroppo di zucchero in una pirofila. Lo lascio intiepidire e poi aggiungo il limoncello. Il composto è quasi freddo, aggiungo il limoncello. Io ne metto 40 grammi. Tu metti la quantità che preferisci. A questo punto posso preparare la base con i savoiardi. Per prima cosa sistemo due fogli di pellicola alimentare sovrapposti. Adesso bagno bene i savoiardi e poi li sistemo nella pellicola tutti allineati. Li bagno nuovamente un po' con un cucchiaino. Dovranno diventare flessibili. A questo punto devo aspettare 10 minuti perlomeno, fin quando il savoiardo non sarà diventato flessibile. Mentre i savoiardi stanno assorbendo la bagna, io preparo la crema. Metto il mascarpone all'interno della terrina. Metto un cucchiaino di estratto di vaniglia, aggiungo lo zucchero a velo e lavoro il tutto con lo sbattitore elettrico fino a quando non sarà diventato un composto cremoso. Ecco che ho ottenuto un composto cremoso, adesso monto la panna. La panna ben fredda di frigorifero. Ho montato la panna, la aggiungo al mascarpone e do una mescolata veloce. La crema è pronta. Riprendo i biscotti che avevo inzuppato con la bagna. Nel frattempo si sono ben ammorbiditi. Invece di 10 minuti ho aspettato anche 20 minuti. Distribuisco sui biscotti la crema. Ne metto uno strato alto un centimetro. Un po' di crema lasciala per i ciuffetti finali del dolce. A questo punto metto i lamponi, li posiziono esattamente al centro. E una volta posizionati i lamponi, chiudo il dolce. Sollevo in questo modo e lo chiudo, facendo combaciare sulla parte superiore i savoiardi. Come vedi, è un'operazione davvero semplice da fare. Ho chiuso perfettamente il dolce, adesso lo metto in frigorifero insieme alla crema avanzata, altrimenti si smonta, perlomeno per qualche ora. Dopo qualche ora tolgo il mio tronchetto dal frigorifero. Se lo lasci riposare per tutta la notte, ancora meglio. Lo posiziono subito su un piatto di portata, lo spolverizzo con un leggero strato di zucchero a velo, finisco le decorazioni con la crema avanzata. Ci metto qualche foglia di menta e il mio dolce è pronto per essere servito. E adesso non mi rimane che assaggiare. Ciao e alla prossima ricetta!